Benvenuti. Benvenuti a Recon Stories. Grazie del 14esimo. Benvenuti a tutti. Benvenuti nuovamente a... Stai calmo, eh? Benvenuti nuovamente tutti ai Ruli. Ciao Ace Bayonet. Ale Vremgia. Jacopo. BCO. Miroteo. Grazie Recon Stories per l'abbonamento. Darky Boy. Buon pomeriggio. Ragazzi, oggi una giornata infernale. E non parlo del meteo ai Rule. Oggi veramente una giornata infernale. Ma io questa live non la salto. Io questa live non la salto. Ciao Gianlu, buongiorno a te. Tutto bene, amico mio, tutto bene. Che weekend avete passato, ragazzi? Giornata infernale, Bayonet, perché ho dovuto rimontare tutto lo studio che avevamo portato sabato a Firenze. Ieri non ce l'ho fatta a montarlo perché sono stato praticamente tutto il giorno a letto per un mal di testa da cervicale, non lo so, c'avevo la pressione a 140. E quindi nulla, devo fare tutto stamani, ho girato il video, vi è uscito un video sul tubo, primo video di Regulation C, che già ci gasa. Insomma, però eccoci qua, perché questo è, come dire, è lo spazio relax. È veramente l'unico spazio relax che ho e me lo voglio tenere stretto. Signori miei, detto questo, partiamo. Regulation C, Gianlu, altri non è che il nome del nuovo metagame. Quindi è il nuovo regolamento, sostanzialmente. Ciao Zesk, grazie mille. In bocca al lupo, ne ho bisogno proprio fino all'ultima goccia, amico mio. Allora, noi abbiamo preso la torre. Dov'è che volevamo andare? Qui, dove abbiamo timbrato. E poi qui. Oggi facciamo una puntata un po' di esplorazione. E poi si potrebbe quasi andare a sbloccare anche definitivamente l'ultima parte di mappa. Non lo so. Vediamo. Io qui ci vorrei mettere un timbro di quelli che posso vedere in mappa. Tipo quello viola. Dov'è? Di là. Allora, partiamo. Sono ignorante, Sigliaret. No, Gianlu, invece è giusto che... È giusto che cambi. Poi possiamo ragionare su quanto velocemente esso cambi, ma... Allora, vediamo un po' se troviamo intanto da qui qualche diavolo di sacrario. Peraltro quanti cuoricini abbiamo, perché siamo lì, secondo me, per poter andare 4. Quindi si potrebbe già andare da MD a fare la spesa. Vremgia, quello viola, sì. Quello viola. Tipo, questa qui è una torre che... Vedete dove l'ha piazzata? Qui, boia. Vabbè. Ma qui è sicuramente dove c'è... Qui ci sarà l'altro colosso, sicuramente. Io non vedo... Non vedo di qui altri... Altri robini arancioni. Dio padre, a mio avviso l'ultimo potere che ti manca è quello che se avessi sbloccato per primo ti avrebbe facilitato 100 volte l'esplorazione. Amico mio, ma qui... Siamo in blind. Io, quindi, blindeggio. Via, partiamo. Ciao Dizzy! Partiamo. Minchia, ragazzi. Ciao Luca, benvenuto. Lì vedo un ragnolone che cammina. Quindi sarà bene planare il più possibile. Vedo tanti cazzo di ragnoloni che...
Camminano, ma è maladra. Però qui io direi di... Potrei quasi andare a farmeli, eh. E cominciare quindi la puntata nel migliore dei modi. Che dite? Dai, ora tanto siamo immortali. Zaza Paciulia, andiamo. Ciao Peppe, benvenuti! Cazzo, qui cos'è? Il cimitero dei guardiani, qui. Il budello di Tumad, di questi comandi del cazzo! Avevo messo lo scudo, non me l'ha preso. Allora, avevo messo lo scudo davvero, però. Calma, calma, calmiamoci, calmiamoci tutti. Uffa. Io ho finito i cibi? Ah no, eccoli qua. Allora, stiamo calmi. Uno spillino di pesce. Un spillino di pesce. Ci rialziamo? Ah! Ma perché non mi mette lo scudo? Ti proteggerò io. Ora mai rotto il cazzo, però, eh. Buongiorno, ragazzi. Ciao, uso da bala. Cioè, non voglio morire subito, cazzo. C'è già lì Dizzy pronto. Non voglio morire subito. Non morirò subito, Dizzy. Ora me lo piglia. Non me l'aggancia. Bariamo, via. Usiamo Urbosa. Non capisco perché non mi mette la... No, ma ce l'avevo anche prima. Ce l'avevo anche prima questo. Non è arma a due cose. Ma vaffanculo. Vabbè. Vabbè. Buongiorno televisione. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno a tutti. Beh, così, veramente facile. Eravamo partiti benissimo con lo scudo. Non capisco, poi è una certa. Prende e non te lo incolla più. Vabbè, comunque. Ce n'è un altro. Andiamo a pulire anche lui, dai. Anche se forse non è il caso. Chi ha tirato fuori l'arma? Capito, ma... Via, vediamo se ci si riesce. Sono qui.
Oh, raga, mirato ce l'avevo mirato. Mi spiegate? Allora, voglio essere molto umile e non dire che sbagliano sempre i programmatori. Mi dite dove ho sbagliato? L'avevo mirato. Avevo lo scudo su e aveva il pallino sopra, però mi stava di spalle. Stavo cercando di rigirarmi e non mi si rigirava. Andava indietro di spalle. Cioè, scusate, eh. E io ho provato a girare Eichu. Come ho girato, andava laterale. Goti. E Goti è. Però su alcune cose... livello di comandi... voglio le bombe. Siamo a corto, siamo pericolosamente a corto di frecce, ragazzi, eh. Ingranaggio ancestrale, che culo. Prima ci aveva dato una vite lì. Guardate. Ora è agganciato. Ecco, tipo ora ho sbagliato io. Ho proprio fatto una cosa. Già lo scudo fuori, Link non si gira. Per agganciare un avversario, ricarichiamo perché abbiamo buttato via una freccia ancestrale. È passato scudo fuori, dammi faccia nemico. Sì, ho capito Ale, ma bisognerebbe che, tra virgolette, fosse un po' più user friendly. Cioè, la cosa che tu hai menzionato, minchia, di una complicanza assoluta. Vedi, prima aveva dato il nucleo. Comunque meglio così, perché non voglio usarla la freccia. Allora io dai, diciamo che per ora mi accontento. Noi, raga, dobbiamo ritrovare scudi, ricucinare, dobbiamo un po' rifocillarci, detto fra noi. Dobbiamo un po' comprare frecce di legno. Dobbiamo un po'... Ingranaggio ancestrale. Va bene. Vediamo se qui qualche rovina troviamo qualcosa di interessante. Carpacciofo. Ma noi possiamo potenziare ulteriormente, secondo voi? Molla ancestrale. Tuo ultimo ululato. Un cervone. La prima volta che le vedo. Quartufo bianco. Vabbè. Allora, noi dobbiamo dirigerci in là. Farei utilizzo del nostro potere preferito. Per guadare. Oh, ma qui c'è... pesciolini.
non mi devi tornare lì, scusami, Oh, che pesca. Che pesca surgelata è. Comunque, raga, io non vedo l'ora esca. Potk. Non vedo veramente l'ora esca Potk. Voi l'avete già preordenato? Io non so ancora. Ma se lo piglio dal link della PTC. Io lì voglio andare. Mi sa troppo di posto da esplorare. Piovendo sarà un casino scalare, sì. Infatti io vi dico, magari se smette anche di piovere. Oggi è impedito veramente Link. Sì, nuovi poteri. Engine è una roba. Ha smesso? Ottimo. Ricaricati. Bene. Che culo. Ragazzoni, dopo alle 18 ci facciamo Battlespot Regulation C, perché dobbiamo prepararci la gara online. C'è ancora il link per lo sconto. Se fai promo N dovrebbe esserci, prova un po'. Ok, Loca, lo metto in... Lo metto all'ordine del giorno. Che roba è? Si prega? Ah, ci torna anche comodo. Che si fa? Cuore o vigore? 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 È già due volte che facciamo cuore, Vigore. Vigore, vigore. Dai, voglio aumentare anche l'esplorazione. Dai, dai. Poi il cuore prossima volta. Ma qui non c'è nulla? Cioè c'è solo la preghierina? Non c'è nada de nada? Due strumenti. Sì, c'è Goofy. Vabbè, ma Goofy fanno parte della mia vita. Un'arma. Uno scudo, soprattutto.
cazzo? Oh, fermo, quello è un sacrario. That's a sacrario. Sì, che avevamo già puntato. Raga, non mi sembra ci sia niente qua. Che disdetta. Quanto dista? Un po' dista. Non mi spoilerate. Mancato il maiale. Madonna, ma perché non me lo pigli? Oggi sono impedito, ragazzi. Oggi sono proprio impedito. Ciao, Bayonet. Ok. Ok, attraversando una side quest lunghetta ma molto bella, che parte con l'acquisto di qualcosa di molto importante anche nella vita vera. Mi incuriosite. Non posso dirvi il contrario. Ma in realtà non stiamo andando né verso l'ultimo colosso né verso il bosco, stiamo un po' esplorando. C'è un sacrario e quindi vorrei... sacraiare. Che roba è? Vedo fumo. Dimmi, dimmi, Bayonet. Poi non è detto la faccia, ma te dimmi. Scrivimi pure, se no stai a spendere, amico mio. Oh, cazzo. Quello è grosso. Per il momento lo eviterei. Dobbiamo... ricaricarci. Ma sì, Peppe! Gioca with us. Gioxino e Kinzoku, bentornati! Questo è un bel chiappo. Grazie mille, avete fatto partire il train. Quello è un altro che non avevamo. Oh, c'è una cosa. A te che c'hai l'arco. Boh, è pigna. E questa in mano avevo. Siamo messi male di cuori un po' tutto. Villaggio finterra dopo un ponte. Ok, grazie Bayonet. Grazie mille veramente. E grazie mille davvero ancora a Cionzino e Kinzoku per il vostro continuativissimo supporto. C'è il trenino.
Dobbiamo ricucinare assolutamente, ragazzi. Dobbiamo ricucinare. La furia di Urbosa è a tua disposizione. E si gode! Sì, Enrico Stois, sono diminuiti un boato gli spettatori su Twitch. Ma noi non ne siamo stati afflitti granché, ti dico la verità. Perché comunque... è il lato positivo di essere di nicchia, non faremo mai 2000 spettatori. Che roba è quella roba là? Ok, dove... andiamoci. Però, quindi non ci diminuisce nemmeno, però sì. Non vedo, non vedo, non vedo. Ciao, Trizio! Come è fatta a evitarla? Se ci lasci roba, a noi fa comodo. Il topazio. Tipo, andiamo. Cosa possiamo buttare via? Un trivellone? Buttiamo via un trivellone, eh? Sì, un altro trivellone. Kill con stile, giusto, vero? Ma oggi non sto performando. Oggi sono... oggi male male. Oggi male male. Giusto, ma questo totk? Quanto si gode con questo totk? Andiamo, sacrarino, sacrarino. Sacrariuccio. Ragazzi, non vi voglio più bene. Mi state facendo morire l'hype train. Non siete più quelli una volta. Siete più quelli una volta. Vergogna. 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 Sì, 600 euro proprio così. Sa. Saca. Giusto. Giusto. Allora, cos'è sta roba? Pellegrino di questo sacrario, io sono Katosa. Ti sottoporrò ad una prova nel nome della dea Ilia. Il meccanismo di Katosa. Andiamo subito a meccanismare, vai. Vediamo un po'. Shum! Ho capito. Ragazzi, a me il golf fa cagare. No, ho sbagliato, devo andare là. Ragazzi, ci si starà un'ora, eh? Io ve lo dico. Vai! Vai! Palla!
Dai a giro! Dai a giro! Dai a giro! Sì! Fanculo. Vai, vai, d'esterno destro, palo, palo, palo va giù. Che culo. Ciao Freak Fleet. Oh, si fa Game One sul canale? Sì che si fa Game One sul canale, assolutamente. Ma stai scherzando. Avete visto che esterno destro che ho preso, ragazzi? Cioè, a giro proprio, un capolavoro. Capolavoro. Ah, bello è finito? Ma come bello è finito? Cioè, è finito qui? Ah no, c'è roba dietro. Oh mamma. Shoom! Sì, sì. No, non posso crederci. Io sono fortissimo. Mi sento imbattibile! No, non capisco cosa ho sbloccato, ma... Ah, questo. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Questo era un abisso entrato all'internazionale. Ho schivato, ovviamente. Utira a giro. Spadone del ghiaccio. Bello, dello spadone del ghiaccio. Boh, bello lo spadone del ghiaccio. Bello veramente lo spadone del ghiaccio. Però. Sì, 7 try per quello del ghiaccio, per quello normale, e un try per quello del sbavano. È così che funziona. No, l'arpione può fa sempre comodo, Bayonet. Bisogna sempre essere pronti a rimorchiare nella vita. L'arpione aiuta un sacco. Quindi, mi raccomando. Bene. Gloria a te per aver superato la prova. Hai dimostrato di avere la stoffa dell'eroe. In nome della dea Ilia ti conferisco un emblema del trionfo. Grazie, zia. Ok. Andate in pace. Benissimo. La stoffa del golfista. Infatti, hai ragione, Oppi. Dove sei diretto al momento, Pardo? Non sono diretto. Sto un po' esplorando, zonzando, come si suol dire. Nonché dobbiamo assolutamente ricostituirci un po' il parco armi, frecce, scudi, cibi. Stallaggio di Kvaratskhelia. Puntualmente piove, mi chiamo Osta. Mi hanno detto che c'è in giro un tipo sospetto e si fa chiamare Kilton. Giustizia, si è chiamato dal mostro e va in giro solo di notte. Con la merce su una specie di carretta. Ha dei modi bislacchi, sperimenta la gente della zona e il sospetto. Beh sì, mostruoso. Hai sentito parlare di Kilton? No, non mi pare. Geronimo Skilton? No, se dovessi imbattere un tipo sospetto, fammi sapere che aspetto di preciso ci conto. Va bene. No, non mi voglio fermare. Qui non vende niente nessuno, che palle. Trifoglia. Vabbè, grazie mille. Te, signorina?
nuovo da queste parti. Parliamo un po' con tutti, non si parla mai con nessuno. Viaggiato ovunque, ma in fin di conti preferisco le terre di Akala. Arrivederci. Signorina, lei non sollazza la mia fantasia. Qui c'è i ciuchini. Qui c'è le peorine. Questo è un arco di legno che ce ne porta un tubo. Beh. No, non c'è Terry, non c'è. Stai calmo. Ciao Marchino! Marchino, ma stai lavorando per me o no? Andiamo! Dopo ascolto l'audio, tesoro, che devi sapere, sono sempre on stream. Fallo, vai tutto a sinistra dallo stallaggio, non te ne... dello stallaggio. Amico mio, tutto a sinistra cosa significa? È tondo. Comunque ragazzi, e piove sempre, qua adesso a Milano, A sinistra è lo stallaggio. Ma a sinistra guardando dove? Qui c'è le pecore. Hey. Fiamma blu, cosa? Quando ho messo la lanterna, la fiamma blu è diventata ultimamente che gli accenti di ricerca non accendono più fuoco. Centro di ricerca? Sì, quella centro di ricerca accende l'antenna e viene paraggio la fiamma blu. Ah, c'è un centro di ricerca anche qui. Quindi questo intendevate. Andiamo al centro di ricerca. Di corsa perché piove. Ragazzi, io quest'acqua qui quando ero ragazzo la pigliavo, un motorino la pigliavo. Zuppa arrivava. Ho un cavallo. No, non voglio il cavallo. Cavalli costano, ragazzi. Sono bene di lusso. Mi alzano la tassazione. Oh! No, Madonna! Ma questa è una torre. Cacare, vai. Buono. Sì, io tutto ciò che respira o non respira, comunque si muove, io lo colpisco. Centro di ricerca di Akala.
Bellissimo lui. Si può sapere che ci fai qui? Eh? Che hai detto? Eh? Chi mi guarda il culo? E chi non mi guarda il culo? Ma tu sei Link? Sono io. Se tu fossi il vero Link, allora dovrei dirti una cosa. Ma puoi dimostrarmi di essere il vero Link? Fammi vedere sul tuo corpo le ferite di 100 anni fa e saprò dire se è il vero Link. Tu vecchino, prima guardi il culo e poi vieni a spogliarmi. Vabbè. Sì. Come faccio? Mi nudo. Come fo? Metti via, metti via. E devo rimanere in mutande, ragazzi. In effetti il numero di cercatrici coincide, me lo ricordo. Però, per lo più, cioè, renditene conto, vabbè. Sembrano guarite, ma sono perfettamente allineato alle ferite che subisti 100 anni fa durante la calamità. Eppure io ti riconosco, tu sei il vero Link. Ricominciamo da capo. Io sono il responsabile degli studi sui guardiani, nonché il direttore di questa struttura e centro di ricerca di Akala. Il dottor... Rovley. Comunque sia, mi stupisce che tu sia riuscito a raggiungere un luogo tanto remoto. Non è che hai incontrato Pruna? E hai impresso i suoi poteri? Pruna è una bimba. Pruna è una bimba. Pruna è ringiovanita. Davvero? O vuoi dire che Pruna è diventata una bimba? Dici sul serio? O stai scherzando? Secondo me è solo matta come al solito. Ho capito, va bene. Considerando quante volte ha combinato pasticci con i suoi esperimenti... Ma torniamo alla questione principale. Tu lo sai! Vero che la calamità sta recuperando il suo potere, lo so. Quindi non è necessario che ti racconti tutta la storia. Parla. Facciamolo parlare, dai. Non vede mai nessuno. Ciao, Tun. Lo scopo del nostro centro di ricerca Sheika è quello di distruggere la calamità che torna... Oggi sono dislessi. Distruggere la calamità che torna ogni volta più forte e di farla sparire da questo mondo. E soprattutto salvare la principessa Zelda, che questa volta è stata catturata proprio dalla suddetta calamità. Ho dedicato tutta la mia vita alla ricerca, ma adesso io sono troppo vecchio per scoprire come sconfiggere la calamità. Tuttavia... Per fortuna tu, Link, ti sei risvegliato mentre io sono ancora in vita, quindi è giunto il momento. Tu... È giunto il momento di unire le tue forze e quelle di noi Sheika. È di fuori come Hulli lui. Va bene. Esatto. Tu ed io collaboreremo per porre fine alla calamità. Me l'hai detto 8 volte. È ciò che conduce al mio prossimo punto. Ci ho voluto, ma ora potrò fornirti l'equipaggiamento ancestrale. Però c'è sempre un però. Ehi, stai ascoltando? Ciliegia, voglio dire, la fucina Sheika che utilizzo per creare equipaggiamento ancestrale non sta molto bene. Bisogna andare a prenderne un'altra... A prendere un'altra fiamma blu dalla fornace ancestrale. No, tanto io direi di rivestirsi, magari. Vorrei che il vecchino ha goduto del nostro... delle nostre nudità. E dove la prendo la fiamma? Allora, intanto fammi andare a vedere se c'è roba su così. Sì, dato, l'abbiamo visto in diretta, amico mio. E che due coglioni. Che cazzo? Che cazzo di annoia? All'arco, forse. Ciao, Doc. E io dove la prendo la fiamma blu, ragazzi?
Più che altro sta piovendo, maremma cane. Aspetta che smetta. Io sono molto curioso di capire. Allora, lì è dove c'è l'altro sacrario. La preghiera di Mifa. Puoi usarla quando... Grande. Mia Camifa. Sì, Akishiro. Questa che roba è? Sono forti questi bastardi. Merda. L'arma che ho fa cacare. Questo è forte. Ok. Stavo usando la torcia, ecco perché non gli facevo un cazzo. Sì, me l'ho dimenticato, facevo la torcia. Oh, uno scudo, finalmente. Qui ce n'è anche un altro che forse ci merita prendere. Si è rotta la torcia? Sono un coglione io, quindi non ho più la torcia. Quindi dopo quando dovrò... Madonna. Trovare il... Non me ne ero proprio accorto per la torcia, ragazzi. Non me ne ero proprio accorto per la torcia a mano. Ora... dobbiamo procurare un'altra torcia. Brutto però questo tempo. Dai. Allo stallaggio non mi ci fa volare, vero? Però mi fa volare qui, vicino allo stallaggio. Vediamo se allo stallaggio c'è una torcia. Mi sembra di sì. Mi sembra che ci fosse appoggiata. Me parece. Che cazzo, ragazzi? Cioè, non smette di piovere, eh? Oh, allora, intanto c'è lui, se Dio vuole. Ti compro tutto. Ho sbagliato. Torce? Ah.
Raga, se vedete torce. Arco di legno. Ah, però bisogna cucinare. Questa. Oh, questa è un'ascia. Dannazione. Ora si guarda dentro. Allora, prima però. Perché non mi fa cucinare? Ah, perché non c'è il fire. È molto semplice. Allora. Non c'era co. Questi sono fortissimi, raga. Io volevo però quelli con cuori oltre. Per carità. Boia. Con questo si arrampia all'Everest, ragazzi. Facciamone un altro paio che possono farci comodo. Sì, vado proprio in trance. Ciao Eddo. Ah, silenziosità, non vigore, ho sbagliato. Furtività, vabbè, comunque. Tanto. Cinque mele, cosa ci fai? Un cazzo, ora. Vabbè, ne faccio un po' di frutta cotta, perché sennò sono pieno di mele. Tanto abbiamo bisogno solo di... Ne abbiamo, se abbiamo veramente dato sotto, abbiamo consumato tutto, ragazzi. Non mi ricordo quali erano le comp per fare cibo che desse cuori extra. Per la tradizione c'è Edkin, quindi dobbiamo mettere anche la salgemma con la carne. È tradizione, ragazzi. Ok. Cuoranello non ne ho più. Andiamo col tartufo. Durian finiti. Questo va bene. Quartufo. Ci ho trovato anche un quartufo bianco. Oh.
Questo è una bomba a mano. Piano recupero più 4. Bomba a mano. Oh, bello questo. Il bisteccone. Carne al sale. Buono. Va bene. Ok. Allora la torcia. Raga, torce non ve lo vorrei dire, ma... questa pittura... Pietra focaia. Il lato positivo è che ha smesso di piovere. Sì, ho trovato la fonte, la fata radiosa. No, guarda vecchio. Ah, la palla di Nordakala, quindi c'è un'altra fatina qui. Compriamo i panini al dottore. Ok, abbiamo un vigore extra. Finale 4, Castiel. Allora, a est di qui significa tipo qui. A ovest ha detto? A ovest. O a ovest in generale. Però ora non mi voglio perdere in altre quest. Volevo fare... Volevo andare al centro di ricerca di Akala. Raga, si va senza torcia e si usa la freccia. Si usa la freccia. O te? Bene. Madonna, un ti do tregua.
Katana fendimento io ne ho 38, ragazzi. Grazie Kal-El. Grazie mille veramente. Che bel messaggio. Fada, ti ho scoperto da poco, ma devo farti complimenti per tutte le iniziative che fai e penso di continuare a seguirti a lungo. Grazie mille veramente. Credetemi, sono soddisfazioni, ma non perché ci piace sentircelo dire, ma perché insomma, fa piacere. Ed, non perché ci piace sentircelo dire, perché siamo degli edonisti, ma perché insomma, tu sai quante mille frustrazioni ci mangiamo tutti i giorni, e quindi un complimento fa indubbiamente piacere, ragazzi. Ma io questa famosa fiamma blu, dove cazzo la trovo? Padron Xella lo avete domani mattina durante PTC Tuesday. Vabbè, in realtà posso usare anche un ramo. No, forse... Quella è roba blu. Splat. Vedo un cazzo. Ah, stavo combattendo con un ramo, ragazzi. Sveglia, è mattina. Ascolta, bau bau. Mi pare... Ah, mi pare il momento. Mi garbano un boato le lance, ragazzi. Dio! Cazzo! Ma perché non me lo piglia? Stavo pigiando... Andiamo a mangiare la fruttina.
Io disbosco, capito? Mentre combatto, disbosco. Perché sono efficiente. Touchdown. Bene, ho perso dov'era la roba blu. Hai potenziato e cambiato armatura. Ho potenziato. Che vuoi, maiale? Anyway, suino. Non troppo veloce. Cazzo, ragazzi, dov'è? Ho perso la fiamma blu. Ah, ma qui c'è altri... Facessi i cazzi miei ogni tanto. Ah, si è rotto, ok. Noi siamo figli delle stelle. Dov'è la fiamma blu? Ho perso, ragazzi. Ho perso. Ciao, Midori! Bisogna sempre essere efficienti. Ho perso la fiamma blu, ragazzi. A combattere con mamma mia, gli sdrogo mostri. Vabbè, facciamo pulizia, dai. Guarda bellino, sì. Guarda che posa plastica. Te ne sei nemmeno accorto. Grazie, Midori. Eccolo lì. Ma sì, ragazzi, ero sicuro che l'avrei ritrovato. Con la torcia si fa meglio, eh. Dura di più. Tirala. Ciao Alexandro, ma certo che sei il benvenuto, ci mancherebbe. Non ti so rispondere. Mi devi perdonare, ma non ti so rispondere. Miglior campione. A me è piaciuta tanto Mifa. Ecco, ora col cazzo che si accende, ovviamente. Ma vaff. Che ci sarà tipo da fare un giro.
O fare un giro di qui, insomma ce ne sarà da accendere diversi. Aspettiamo l'ultimo, aspettiamo. Che piove veramente sempre, ragazzi. Comprami, io sono in vendita. No, Zuzu, un par di palle. Zuzu, anche no. Anche no. E stai molto buono perché io, guarda, c'ho uno scudo di artone. Guarda, bellino. Guarda, bellino. C'ho uno scudo di artone. E. Ma non ho niente. Quindi, Zuzu. Allora, poi devo fare qui. Ok. Ce la facciamo, ragazzi, ce la facciamo. Approfittiamo per vedere se si trova. Qualcosa. Certo non accenna a smettere, capito? No, non mi voglio teletrasportare, Federico, perché sennò poi per tornare qui si perde più tempo di quanti se ne risparmi. Ciao, Aki! Grazie mille, Aki. 43 non sono un cazzo male. Sì, lo vedo la barra del meteo. E il problema è che qui non... Mi frega un cazzo, capito? Posso accendere la legna e bivaccare? Forse. C'è una legna? Cioè, ero l'uomo legna, sono senza legna? Ah... però secondo me piove e non si accenderà. Vero? Bivacca! Fino a sera. Ho vinto. Bene. Ma tipo se la tiro così? Poi da qui vorrei andare tipo in là. Devo capire che giro gli fa... labirintus. Devo capire che giro vuole che gli si faccia fare.
come potete vedere, si spenge. Si spenge rapida anche. No, ho consumato la barra. Ragazzi, si spenge. C'è bisogno della torcia, via. Punto. Perché le frecce, come ricordavo, hanno una latenza inferiore. Quanti cazzo ce n'è? Sento ronfare di continuo. T'ho fatto il culo 16 volte, amico mio. 16 volte. Ora dire basta. Fanno comodo perché sono banane. Ciao proprio! Recupera, don't worry. Ma se tipo falcio il maiale con questa spada... Vediamo se è spawnata una torcia. Era fuori o dentro? D'accordo con te, Doc. Niente, raga, non è spawnata una grande sega. Che palle! Thank you.
Come va? Potevo arrivarci al teletrasporto senza sciupare uno scudo? Sì, ma mi sarei divertito? No. Signori, ho bisogno di una torcia. Fate cosa cazzo volete, fornitemi una torcia. No, raga, mi serve una torcia. C'è niente da fare. Mi serve una fucking torcia. Via giù. Si è fatto 31. Si va al villaggio. Si va al villaggio calvarico, così non si sbaglia, unzi. Bravo DZ, sei bravo solo te DZ. Bravo, bravo DZ. No, ora Marco, mi sembra un po' dire esagerato, l'hai detto però. Dov'è la città? Di qui o di là? Di là. Signori, Ganzo, perché tipo le torce io le trovavo dappertutto. No, buttate via una marea. Le trovavamo veramente everywhere. No, mi sono impuntato, voglio una torcia, ragazzi. Sì, su Tears of Kingdom potremmo non avere questo problema. Te la fai. Ora facciamo incazzare Edkin, ragazzi. Dobbiamo andare per stallaggi, non per città. Non mi ricordo dove sono. Non mi ricordo. Proviamo a questo, ragazzi. Proviamo a questo. Riusciranno i nostri eroi a trovare una torcia? Una torcia. Raga, c'ho la pressione alta. Ho un'ansia per Lewick. Come faccio a farmela passare? Come faccio?
No, raga, è una maledizione. Cioè, sto trovando tutto. Martelli di ferro. Raga, è pazzesca sta cosa. Che cazzo è Finterra? Via, andiamo a Finterra. Calbarico. Gerudo. Proviamo a Finterra. No, a Finterra. È impossibile trovare una torcia. In tutte i rule, le torce. Ce la faremo. Troveremo la torcia. Troveremo la torcia. Ciao Dermur. Sono in Steinhype. Presa, vero? Sì, entro, rubo torcia, ciao. Un saluto nemmeno, ragazzi. Andiamo. Andiamo. Boys, un po' di sostegno alla serie, però. Cioè, siamo a 13 su 25, stiamo per finire la live. Io, cioè, Dizzy, mi meraviglio di sé che tu non abbia ancora regalato 12 abbonamenti. Veramente. Dici. Andiamo. Ma io tipo posso prenderlo un cavallo via allo stallaggio? Come funziona? Lo mette in gettone nel culo? Cosa lo fa? Voglio un cavallo. Mi date un cavallo? No, non mi ha registrato uno, ragazzi. Tocca andare a piedi. Per quanto io devo andare al punto viola, quindi potrei... Andiamo, andiamo. Siamo quasi, eh. Di qua non c'eravamo passati.
Ma ragazzi, vi dico la verità, sì. Ce lo famo. Ce lo famo perché siamo messi male. Inteso come ce lo famo tutta la vita. Siamo messi male come equipaggiamenti, lui è un grande. Dammi la roba. No, dove vai, zoccolo di là? Falcione bestiame reale. Arco bestiale. Però bisogna buttare via roba. Si butta via questo, eh? Un arco da telare più massiccio, anche la coda di un metallo più resistente, tanto essere difficile da attendere per un normale Ilia. Io sono una bestia, sono un normale Ilia. Buono. Nau! Senti, no, un arco di legno lo tengo, perché non si sa mai quando piove. Una condizione atmosferica. Tipo dei rumori. Questi non li avevo razziati. Furminascio. Sarebbe quasi andato a far sacrario prima. Ma ti posso dire chi ho fatto, Liccia? Ho fatto Naboris, Ruta e quello di roccia che non mi ricordo.
Lo so, raga, sono qui, che faccio? Io quasi quasi farei... Vanna Marchi, esatto. Vai. Green Pass e via. Secondo sacrario di oggi. Signori, io dopo le 18 vi aspetto, è primo giorno di Battlespot, nuovo team, si ruzza un po' con la Regulation C, vediamo cosa viene fuori. Benedizione di Zaluna, Zunakai, Zaluna, oh, che cazzo ho letto, vabbè. Spada del fuoco? Una spada magica forgiata nella lava del Monte Morte. Quando la sua lava emana un maglione rosso, i suoi fendenti rilasciano una scia di fiamme incandescenti. Ma è tutto qui? Non fa nulla? Cazzo, un sacrario di quelli duri? Vabbè, qui il duro probabilmente era arrivarci, secondo loro. È che noi, per esempio, eravamo nella parte giusta del crinale, quindi... Di godo. Oh, siamo già a due, eh? Considerando che abbiamo pregato già in questa puntata, devo dire, bene... Bene. Scusate. Ora, io devo tornare a Viola. Non sarà altrettanto divertente. Devo andare... Ma ha tolto il puntino? Io devo venire tipo qui. Non ci avevo lasciato un... Un puntino, ragazzi. C'è anche della sana bella roccia. Guarda lì, zaffiri. Mamma mia, siamo ricchi. Cazzo, questi sono veramente un bel chiappo, ragazzi. Anche a me mi sembrava... No, quello verde l'abbiamo messo qui al... Al coso. Non mi ricordo dove... Ma sta un becco, Link. Ma qui ci sono già stato. Che cazzo è la fiamma blu, ragazzi? Ma è Fort Wayne metaamericano. Sì, qualcosina ci ha raccontato, però. Non molto, Dizzy, ti dico la verità. Perché c'è sto buo? Thank you.
Raga, dove cazzo è? Dove cazzo è? Dovrebbe essere tipo qui. È tipo qui. Ma più veloce della volpe, cazzo. E ora abbiamo una torcia. Sì, riconosco il cucuzzo. Eccoci arrivati, or dunque. Allora, ora bisogna capire, ricordarsi dove bisognava piazzarla, ma questo è un altro discorso. Allora, qui ce n'è una. Poi da qui è pronta. Lì giù. No, non correre, bastardo. Non le devo accendere tutte? Vabbè, ma io le accendo tutte, perché sono un teodoforo professionista. Sto andando in direzione giusta? Mi sembra di andare in direzione opposta, ragazzi. Sto andando in direzione opposta. Sì, e poi ora va a diluvià, ovviamente, perché... Va bene. Oh, e sono qui, bastardelli. Perché non mi cagano? Decollati. Sbagliato, ho proprio sbagliato. Forse l'ultima puntata di Zella smetterò di sbagliare. Va bene, allora, ora abbiamo pulito il campo.
si può andare a riprendere la fiammella. Io la sto portando giù, forse poi fa così, sì. Dovrebbe essere giusto. Ciao Dave! Aridagnene! Ulula meno, dammi retta. No, però che due coglioni! Ma non si riesce mai veramente a... Oh merda. Ganzo, non avevo mai visto questa cosa. Quindi se io tipo ora faccio così. Cioè gli esplode in mano. Toxunian! Grazie del Prime, benvenuto. Grazie mille, veramente di cuore, di rimpinguiare le nostre fila. Allora, dicevamo. Vediamo se ce la facciamo. Round 3. Caro Xumian, ricordati di entrare nel gruppo Telegram, se ti fa piacere, o nel server Discord. Ronfano, li lasciamo ronfare. Ciao Dome. Oh, due ragazzi nuovi, che meraviglia. Grazie mille ragazzi, veramente di cuore. Forse ne ho saltata una. Ma tanto non è necessario farle tutte probabilmente. Io poi sono curioso di capire cosa succede dopo portare il fuoco lì, perché... Insomma, mi è stato promesso un equipaggiamento discreto. Allora, io provo a risparmiarvi, ma voi dovete fare i bravi. Fammi accendere lì e poi ci occupiamo. Vabbè. Sì, evito gli scontri anche perché sta per piovere, ragazzi, infatti. L'abbiamo fatta? L'abbiamo quasi fatta? No. 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 No, non ho fatto in tempo a dire ce l'abbiamo fatta. No, ragazzi, no. Ma no. Sono arrivato letteralmente a 2 metri. La mia vita. Io ho una... Ragazzi, c'ho la merda dentro. Ma poi mi ci piglia per il culo anche Francesca, lo sapete?
Ieri mattina sono andata a prenderla in palestra. Non mi aveva scritto in quale palestra stesse. Avevo due opzioni. Sono andato in quell'altra palestra. Ovviamente lei era nell'altra. Vado a prenderla. Mi guarda, mi ride e mi fa: era un 50 e 50, come a Pokémon. E ovviamente l'hai perso. Sì, amore. Grazie per ricordarmelo ogni giorno. Boom! Vediamo cosa succede mo. Ok, li abbiamo bivaccato davanti a casa. Ma... non ci crederà. Improvvisamente ciliegia si è ripresa. Immagino abbia fatto tutto da solo. Non penso soltanto un'ora. Capito? Girato per tutta Ilia a trovare una torcia. L'ha fatto tutto da sé, improvvisamente. Budello di Tuma. Grazie al cazzo. Ad ogni modo, questo è per ringraziarti di aver rimesso in sesto ciliegia. Tre frecce ancestrali. Oh, ora si possono chium, tirare come... ciao Xone, come va la preparazione per Londra? Così Xone, sostanzialmente. Allora, vediamo un po'. Ciliegia può creare ogni tipo di equipaggiamento ancestrale, oltre alle frecce ancestrali. Vuoi qualcuno della ciliegia materiale ancestrale? Rupie? Hai sentito, Link, ma quando il castello di Ero è stato distrutto non abbiamo più fondi per le nostre ricerche. Anzi, pensavamo che potessi aiutare con un po' di rupie, per favore. Già, capito? Cioè, io gli riattivo prima la... prima gli riattivo il macchinario e poi vuole anche Vaini, lui. Vabbè, dovrebbe essere il contrario, ma... no, vabbè. No, vabbè. Ma davvero? Ma davvero? Ma davvero? Ma che dici? Io vorrei provare a fare l'armatura, sì. Però, tipo, non ho abbastanza ingranaggi, per esempio. Cioè, ne potrei fare una al di là delle rupie. Raga, molto semplice il discorso. Andiamo a caccia. Ora che abbiamo le pipine ancestrali lì... Dov'era il... che c'era Mega mille... qui. Qui nella valle, mi sembrava fosse pieno di... giusto? Sì, era proprio qui. Qui era proprio pieno di... beh, Ed non dice male. Dice di andare verso... mi voglio fare un guardiano. E poi chiudiamo la puntata perché... ciao Kamji! Grazie mille ragazzi. Che piacere vedervi molto coinvolti su questa serie. Chissà cosa potrà succedere. Per quanto riguarda Zelda... Potk. Ok, Ed, grazie. Cazzo è lì a sinistra? Che roba è? Raga, che cazzo è quello? Ma se io tipo tiro una di quelle frecce su questi cosi... vengan giù? Ma li dovrei prendere tipo nell'occhio? Ditemi solo questa cosa per evitare di... questi nell'occhio non li prendo mai, ho capito. Sono troppo mobili in movimento.
E poi i pezzi li raccatta. Perché la luna si muove, cioè vola così? Vabbè, comunque no, non volevo venire qui. Qui volevo venire. Ragazzi, sono veramente un pro. Sono un pro player di Zelda? Eh? O no? Cioè, io veramente. Questi ci dobbiamo andare a tocchicciare tutti, ragazzi. Non mi ricordo dov'era l'Inel. Ragazzi, Lacrima vuole sapere dove fosse il l'Inel che abbiamo affrontato prima. Una lacrima sul viso. Il carapacciuolo. E l'ho già preso, questi? Dai, ma non ce n'è più? Cioè, non ce n'è più davvero? Ok. È normale, gag, sono monotono. Oh, questo è vivo! È vivo! Vieni, ti ricarico io! Di mazzate ti ricarico! Bene. Vorrà dire che la prossima puntata noi andremo a comprare il mondo intero. Ci si prova. Peraltro dovremo riuscire a vendere anche le pietre preziose o ingranaggi ancestrali. Ci sono quelli che ci servono per davvero. Ingranaggiami tutto. Boh, mi sembra che ne abbiamo. No! No! Ho tirato una freccia ancestrale! Accidenti all'emicorna!
Ti proteggerai. Ma che sta succedendo e perdo 12 cuori? Cazzo. Accidenta a me. Ho tirato una freccia nel niente. Ma non la posso recuperare? No, non la posso recuperare. Doc, ma io non te l'ho chiesto, come stai? Frecce di legno. Cazzo. La posso riprendere? Dove l'ho tirata però? Freccia. Freccia ancestrale. Freccia ancestrale. Ancestrale, non posso riprenderti. Madonna, me la rifarò con questo passante allora. Ciao passante. Ingredienti che nuotano. Fammi vedere cosa vendi, vieni. La carne? Ah sì, vai. Approfittiamo che abbiamo l'omino per vendergli e fare ragazzi, io i topazzi li vendo, un paio me li fate vendere. No, i diamanti non li vendo. Ambrangiolini, vi? Ah. No. Dai, io direi che a rupie siamo messi bene. Vabbè. Signori, 16.03. Io allora vi saluto. Mi compiaccio di questa puntata e vi do appuntamento dopo le 18, perché oggi abbiamo, insomma, l'iPhone. Prima live di Battlespot di Regulation C. Quindi, prima giornata dove i feature ce li prenderemo in diretta da persone che non conosciamo e magari con gli occhi a mandorla. Detto questo, un bacione. Vogliamo bene a tutti, anche a coloro che hanno gli occhi a mandorla, ci mancherebbe altro. Un bacetto. Ci vediamo dopo, alle ore 18. Ciao. Eee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